Eccolo qui il red carpet, la camminata di primavera, una Liguria sempre più bella, da record ma soprattutto sempre più partecipata, Presidente. Un record, non solo i campioni, le autorità, le stelle, ma la gente comune, tanti turisti. Tanto diciamo che avremo fatto 1,5 km, mi sembra un buon record personale. Poi basta guardarsi intorno, è una fila ininterrotta di persone tra Rapallo e Portofino. Credo che il successo sia nelle cose, lo si vede, e penso che è un successo che si riverberà anche nel futuro, perché iniziative come queste fanno parlare della Liguria, fanno parlare di noi, fanno parlare di un posto magnifico come il Golfo del Tiguglio, e quindi vuol dire ricchezza che arriva, vuol dire sviluppo, vuol dire posti di lavoro. Vuol dire un gioco di squadra che la Regione Liguria e i comuni sono riusciti a fare, che da tempo non c'era. Beh, qua abbiamo tre sindaci molto bravi, sia quello di Rapallo, sia quello di Santa Margherita, quello di Portofino. Sono tre bravissimi sindaci, tre amici, tre persone che hanno a cuore lo sviluppo delle loro città, che hanno lavorato e lavorato molto bene insieme a noi, con i nostri assessori, con Giacomo, con Marco, per costruire questa opera, perché poi in realtà stiamo oggi inaugurando un'opera che è un camminamento continuo tra Rapallo e Portofino che da 100 anni si aspettava. Delle più belle al mondo, lo possiamo dire, e voi come Credit Agricole ben volentieri avrete voluto essere presenti sul territorio. Sì, noi ringraziamo la Regione Liguria per averci consentito di essere a fianco loro come sponsor di questa bellissima iniziativa. Questo è uno dei percorsi sicuramente più belli, più affascinanti della nostra penisola, che significa del mondo intero. Credit Agricole è una banca attenta allo sviluppo dei territori, attenta allo sviluppo del turismo, attenta a ogni iniziativa che abbia un significato come questo anche di natura ecologica. Credit Agricole è la banca verde, quindi è la banca attenta per eccellenza a questo tipo di iniziative. Noi siamo felici di questo, noi ci candidiamo a essere la banca dei Liguri, abbiamo il cuore ligure, e quindi questa giornata di festa in Liguria, in un posto meraviglioso, per noi è motivo di grande soddisfazione. Ilaria Cavo, non potevano mancare le stelle sportive della nostra Liguria in un'occasione così bella. Regione Liguria ha premiato recentemente Teresa Frassinetti come sportiva dell'anno, ma ha voluto qui altri campioni come Edoardo Stocchino, iridato del nuoto di fondo, come Francesco Bocciardo, straordinario campione paralimpico nel nuoto a Rio de Janeiro, e ancora un totem come Eraldo Pizzo, il caimano, e Massimo Dufour di quella Prorecco che vince da un'era geologica, da 73 gare consecutive. Non solo stelle sportive, poi tanta gente comune. Questo è veramente il successo di questa camminata di primavera. Io credo che sia veramente un evento incredibile. La risposta che ci ha dato proprio la gente in questa camminata che stiamo facendo insieme. E visto che è una camminata anche un po' impegnativa, non potevano assolutamente mancare gli sportivi, che sono i testimonial e il simbolo dello sport sano e anche in questo caso dello sport che vince. Quindi io ringrazio ovviamente per la presenza Teresa Frassinetti, che non manca mai a portare alto il nome della nostra regione, tutti i coloro che sono intervenuti, abbiamo anche voluto una presenza dello sport paralimpico. Insomma, io credo che sia un grande evento di aggregazione, siccome lo sport è anche soprattutto aggregazione, era giusto dare un segnale anche con loro come testimonial. Di che cosa? Testimonial di un percorso, di una nuova camminata che finalmente si può fare integralmente da Rapallo fino a Portofino, si può camminare, si può correre. Credo che sia un momento importante di sport e anche, diciamo, di attrattiva turistica per la nostra regione, in un golfo come quello del Tiguglio che meritava attenzione e meritava un evento come questo, che credo sia unico e farà assolutamente parlare. Parliamo sempre di gioco di squadra, lo sport è cultura, lo dice la regione, lo dice Stelle nello sport. In questo caso avete fatto un gioco di squadra fantastico, la regione, i comuni interessati, Rapallo, Santa Margherita, Portofino. Ma io credo che i comuni ci abbiano messo, diciamo, tutte le energie possibili per risolvere quelli che erano dei problemi tecnici su cui non vi voglio annoiare, ma se per tanti anni non era stato fatto questo tratto di marciapiede perché c'erano dei cavilli burocratici importanti da risolvere. Ci si è riusciti perché? Perché c'è stata una grande forza di volontà, il comune di Rapallo, quelli del Golfo, ma col grande appoggio di Regione Liguria, dell'assessore Scaiola, Gian Pedrone, che hanno sbloccato la pratica, la procedura, e oggi siamo qua. E quindi noi come sport, come cultura, usufruiamo di tutto il lavoro che è stato fatto a monte per un grande evento che io mi auguro non sia soltanto oggi. Oggi diamo un grande segnale, poi su questo tappeto rosso e su questa camminata speriamo arrivino tanti turisti e che sia anche molto usufruita dalle persone del posto. Credo che sia un grande momento di collegamento del Golfo, e quando si fa rete, quando si unisce Rapallo fino a Portofino, ma diciamo tutto il Golfo, credo che sia fisicamente, visivamente un modo per dire uniamoci tutti, perché a quel punto gli eventi funzionano davvero, e se ci si mette tutti insieme e si fa gioco di
di squadra, anche il risultato di presenza, di massa, di risposta si ha, e questa è l'unica soluzione che abbiamo per, diciamo, promuovere la cultura, lo sport e la nostra regione, stare insieme. Francesco, onnipresente, lo possiamo dire, dopo aver inaugurato l'annuario ligure dello sport insieme, il red carpet più lungo del mondo da Rapallo a Portofino, ma è un sabato impegnativo tra un allenamento e l'altro, anche per la bella iniziativa promossa dal Bogliasco, da Teresa Frassinetti, con l'open day, la piscina aperta ad atleti di ogni abilità. Insomma, con quella medaglia fantastica al collo e nel cuore ti stai dando veramente un grande affare per promuovere lo sport paralimpico e l'avvicinamento dei giovani allo sport. Sì, diciamo che sono pieno di impegni, ogni giorno devo correre di qua e di là, infatti a volte alcuni mi domandano: ma come fai a fare tutte queste cose? Però io ci provo, di sicuro oggi probabilmente non riuscirò nemmeno a pranzare, però sono sicuro che sarò lì in piscina per poter essere lì presente come testimonial e come anche giocatore, perché parteciperò proprio alla partita di pallanuoto per questa bellissima manifestazione di cui hai parlato te poco fa, nella quale cercheremo appunto di dimostrare che comunque anche le persone che hanno una disabilità possono giocare a pallanuoto, con qualche adattamento, è vero, però possono giocarci, sia fisici e chissà, forse un domani anche, anche visivi. Senti, ma ti vedresti da pallanuotista? Diciamo che io come nuotatore ho sempre avuto un po' di odio nei confronti dei pallanuotisti, però chissà, mai dire mai, chissà dopo una lunga carriera nel nuoto che magari non mi dia la pallanuoto. Senti, invece questo red carpet, 8 km e mezzo da Rapallo a Portofino, tanti campioni lo avete voluto inaugurare, è un'altra bella eccellenza del nostro territorio. Sì, secondo me è una cosa bellissima che va valorizzata, perché comunque noi abbiamo la passeggiata più lunga del mondo, sembra una cosa quasi incredibile, io stento a crederci, secondo me soprattutto con un paesaggio del genere dobbiamo assolutamente renderlo manifesto e soprattutto sponsorizzarlo, perché comunque è una cosa che può portare tantissimo turismo e di conseguenza anche tantissimo lavoro. Edo Stocchino, una delle stelle presenti all'inaugurazione della camminata di primavera da Rapallo a Portofino, una giornata bellissima, un'eccellenza, come sei tu nello sport ce l'abbiamo soprattutto qui nel turismo. Rapallo, Portofino, Santa Margherita sono delle vere e proprie perle incastonate nel nostro territorio, e avere una passeggiata che le unisca tutte quante è davvero bello, e sarà sicuramente piacevole per chi la percorrerà tutta per i suoi 8 km rotti, mi sembra, sono anche il record. Queste iniziative fanno benissimo alla nostra terra, che deve vivere assolutamente di territorio, di turismo, e farsi conoscere a livello internazionale ancora di più di quello che è. Quindi è veramente un piacere oggi essere qui presenti a questa inaugurazione, è stato un onore. 8,5 km, misura a te, insomma, direi conosciuta in mare. Continuano gli allenamenti, inizia a essere contro la rovescia per un appuntamento importante, mi dicevi. Sì, siamo in un periodo in cui stiamo caricando tanto e stiamo lavorando con il mio allenatore Filippo Tassara, la mia squadra Le Fiamme Oro, che ringrazio, come hanno dato anche la possibilità oggi di essere qui presente. Stiamo lavorando duro per il 18 giugno, che sarà il campionato italiano e la selezione per il campionato del mondo. Un posto solo e noi ce la mettiamo tutta. Siamo in tanti concorrenti a giocarci questa possibilità, ma noi non molliamo, cerchiamo di essere presenti. Poi la stagione continuerà con la Coppa del Mondo, che mi vede già al secondo posto, e proveremo a lottare per il gradino più alto per il secondo anno di fila. Hai portato la Coppa del Mondo in Italia, in Liguria, è stato un risultato straordinario. Come sempre nello sport, vincere è difficile, confermarsi è veramente complicatissimo. I tuoi avversari più tosti in questa gara, in questa corsa quest'anno? Quest'anno ci sono un paio di argentini che vanno molto forte e un macedone, che sono i più duri da battere, non dimenticando anche un vecchio leone come Simone Ercoli, nonché mio compagno di squadra in Fiamme Oro, che anche lui non molla mai nonostante i suoi 37 anni di età, è sempre lì e con l'esperienza riesce a tirare fuori sempre qualche ottimo risultato.